Buongiorno a tutti, benvenuti. Attendiamo qualche secondo, stanno entrando i vostri colleghi, diamo modo di popolare l'aula. Benvenuti, buongiorno. Vi do il benvenuto all'ultimo appuntamento di questo percorso formativo organizzato da IFEL in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti. La costruzione del piano economico-finanziario è il percorso formativo e oggi in particolare parleremo proprio della costruzione del piano economico-finanziario. Con noi oggi la dottoressa Valeria Andreani, naturalmente del Dipartimento Supporto ai Comuni e Politiche Europee di IFEL. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Il dottor Gioacchino Mongiardo e il dottor Angelo Catania di Cassa Depositi e Prestiti, benvenuti e buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E Sergei Vera, responsabile del servizio L'esperto risponde di IFEL, che al termine di questa presentazione ci parlerà appunto proprio di questo nuovo servizio di IFEL. Vi ricordo che Buongiorno. potete, buongiorno, vi ricordo che potete interagire con i nostri relatori attraverso il box denominato domande e risposte. Inoltre vi ricordo che al termine del webinar, nel quale dovete rimanere almeno per 45 minuti consecutivi al fine di ottenere il vostro open badge, potrete accedere appunto al questionario di autovalutazione e quindi al vostro open badge. Non rubo, scusate, un'ultima cosa, i materiali di approfondimento e la registrazione verranno messi a vostra disposizione a partire da domani all'interno sempre del corso. Non rubo altro tempo, Valeria, passo la parola a te e auguro a tutti un buon seminario. Grazie Elisabetta, un buongiorno a tutti. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questo percorso, il piano economico-finanziario nelle operazioni di partenariato pubblico-privato, che è stato organizzato con grande attenzione nell'ambito del nostro accordo di collaborazione sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti, e in particolare questa attività formativa rientra nei servizi di capacity building che la Cassa Depositi e Prestiti, nel ruolo di advisory partner, offre con la Commissione Europea nell'ambito del programma Invest UE. In particolare questo percorso sul partenariato pubblico-privato si è concentrato sul PEF, come specifico strumento che consente all'amministrazione di verificare le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie per ogni contratto di concessione, come la decreto legislativo del 36 del 2023, e sono stati organizzati questi tre appuntamenti con diversi obiettivi. Nel primo abbiamo visto la disamina degli elementi normativi necessari per inquadrare il PEF nell'ambito anche di una tipica analisi istruttoria della documentazione. Poi sono stati visti nello specifico gli elementi del PEF, conto economico, stato patrimoniale e le condizioni di equilibrio con i rischi connessi per l'amministrazione. Vi ricordo che le registrazioni in asincrono le potete trovare sul sito della scuola IFEL, se per chi non poteva essere presente nei precedenti appuntamenti. In questo terzo appuntamento si andrà più nel dettaglio degli elementi di modeling che sono necessari per sviluppare un PEF, quindi si ripercorreranno i concetti chiave del piano economico-finanziario in una prima parte teorica, mentre in una seconda parte più pratica verrà illustrato un caso esemplificativo e presentati dei casi studio e le criticità connesse. Quindi ringrazio ancora i relatori, state con noi fino alla fine perché appunto Sergei Vera, responsabile del servizio L'Esperto Risponde, ci spiegherà come poter entrare in contatto con gli esperti dell'unità del partenariato pubblico della Cassa Depositi, e pertanto avrete a disposizione un tempo dedicato a voi, ai vostri quesiti e ai vostri specifici progetti. Vi ricordo anche che riceverete un'email con un link. Vi chiediamo gentilmente di rispondere a un questionario che serve per rilevare il vostro gradimento in queste materie. Tutte le domande a cui i relatori non potranno rispondere verranno poi inserite in un documento FAQ che è sempre presentato sul sito della scuola. Non rubo neanche un altro tempo, ci rivedremo alla fine per un saluto finale. Grazie ancora. Grazie, buongiorno a tutti, mi presento, sono Gioacchino Mongiardo, faccio parte dell'unità di PPP, dell'advisory di CDP.
Come detto in apertura, nel corso di questo webinar andremo sostanzialmente a vedere insieme quali sono gli elementi chiavi di un piano economico-finanziario, quindi tutto ciò che è necessario per andare a costruire un piano economico-finanziario e per rappresentare, per andare a realizzare un'iniziativa. Lo faremo prima spendendo qualche minuto per contestualizzare un po' di più questa nostra discussione, poi lo affronteremo più da un punto di vista tecnico, teorico, andando quindi a vedere tutti gli elementi necessari e poi rivedremo tutto in maniera organica tramite la disamina di un caso pratico, un caso semplificativo. Entrando quindi più, diciamo, contestualizzando, entrando nel contesto di riferimento, abbiamo riportato qua una slide per far vedere l'importanza e la centralità del PEF. Come sappiamo tutti, un progetto di partenariato è un progetto molto complesso che prevede la contemporanea presenza di una grande numerosità, quindi un'elevata presenza e numerosità di attori molto eterogenei tra loro. Tutti questi attori che abbiamo riportato sullo schema di sinistra, quindi a partire dalla PA, l'SPV, gli azionisti dietro la società veicolo, che poi si devono interfacciare con i finanziatori, i costruttori, i progettisti, i gestori e in futuro anche con i fornitori per portare avanti l'opera anche in fase di ricostruzione e di gestione, vedremo che andranno a dialogare con il PEF. Quindi il PEF riveste assolutamente un ruolo centrale. Tutti questi attori, sulla destra abbiamo riportato invece uno schema, questo per un'opera di un progetto freddo di partenariato, e vediamo questi attori come vanno a relazionarsi. Ovviamente qua avremo la società veicolo concessionaria che sta al centro, nella quale andranno tutti gli interessi, diciamo, di soci, banche, progettisti, manutentori che vediamo sulla sinistra, e questa qua la SPV avrà come cliente la PA. Ovviamente l'abbiamo chiamato freddo perché qua abbiamo già evidenziato una caratteristica principale e peculiare del progetto di partenariato, che è quella del canone di disponibilità. Qualora non ci fosse fosse un altro tipo di progetto, non fosse freddo, ovviamente verrebbe meno la parte di canone di disponibilità e sarebbe aperto, diciamo, questo flusso verso clienti del mercato. Centralità e importanza del PEF, che viene richiamato ovviamente anche dal codice, dove nel 193 vediamo che la procedura di affidamento deve contenere, tra le altre, anche un piano economico asseverato con tutte le specificazioni delle caratteristiche di servizio e di gestione. Questo PEF, ovviamente, come è stato già detto anche, diciamo, nel webinar precedente, dovrà garantire determinate condizioni, soprattutto condizioni di equilibrio economico-finanziario, che, come vedremo più avanti, ripasseremo velocemente insieme alla parte teorica della convenienza economica, però vedremo nel dettaglio dell'equilibrio, dovrà essere dato dalla contemporanea presenza delle convenzioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Ora, inquadrato, diciamo, il contesto nel quale ci stiamo muovendo, andiamo nel vivo del piano economico-finanziario. Iniziamo con una definizione e per introdurre il concetto di piano economico-finanziario prendiamo in prestito la definizione di Borsa Italiana per ciò che è il business plan, dove Borsa ci dice che il business plan è un documento di pianificazione che include e contiene tutta la descrizione di uno studio di fattibilità di un progetto imprenditoriale nel medio-lungo termine. Questo documento di business plan è composto da una serie di documentazione, oltre alle relazioni, ma ovviamente sarà composto anche da un piano investimenti, un piano economico, un piano patrimoniale e un piano finanziario. Quindi possiamo sostanzialmente dire che il PEF è quel documento, dovrà essere quel documento che va a riunire in maniera strutturata tutte quelle informazioni che servono per definire se un progetto o un'iniziativa che abbiamo di fronte e stiamo esaminando è sostenibile e se quindi è effettivamente meritevole di investimento. Ci sono tutta una serie di elementi chiave che devono essere presi in considerazione quando decidiamo di andare a sviluppare un piano economico-finanziario. Qua ne abbiamo riportati sei che sono i più importanti, iniziando il primo che dobbiamo avere bene in considerazione è soprattutto cosa dobbiamo fare, quindi qual è l'opera che abbiamo deciso, l'infrastruttura che vogliamo realizzare. Ovviamente capire qual è la tipologia di investimento che vogliamo fare, un ospedale, vogliamo fare un parcheggio, ci servirà per capire
qual è il costo necessario, qual è il costo necessario e anche le caratteristiche. Quindi da qui il successivo elemento fondamentale da analizzare sarà la durata della concessione, durata della concessione che dovrà comprendere sia la parte di progettazione, gli anni, i tempi, i mesi di progettazione, tutte le tempistiche relative poi alla costruzione, fase di collaudo e poi la successiva gestione, che sarà fondamentale per andare a pianificare in maniera corretta anche il terzo punto, che è quello della struttura finanziaria. Quindi ho identificato il costo. Capisco quanto mi serve di tempo e le tempistiche di costruzione, vado a capire quali sono le fonti, quindi quali saranno i tempi necessari a realizzare questa opera. Successivamente dovremo andare a sviluppare tutte le previsioni, economico-finanziarie e i flussi di cassa quando il progetto sarà andato in gestione, quindi in operation. Ad andare ad analizzare poi l'equilibrio economico-finanziario della nostra iniziativa, quindi se questo produce una è conveniente dal punto di vista economico e sta anche in piedi dal punto di vista finanziario. Ovviamente il tutto dovrà essere fatto tenendo bene in considerazione qual è il settore di riferimento. Questo che significa? Significa che non c'è un PEF standard che può essere utilizzato per tutti i progetti. Come dicevamo prima, un conto è se facciamo nello schema iniziale, un conto è se abbiamo un'opera fredda, un conto è se abbiamo un'opera calda. Ad esempio, su un progetto che può avere una concessione di 20-30 anni, dovremmo anche magari andare a prendere in considerazione una serie di interventi, di ristrutturazioni, di investimenti straordinari e quindi dovremmo andare a fare considerazioni su delle riserve di manutenzione programmata che magari in un progetto a concessione più piccola non ci sarà. Quindi non possiamo mai fare un copia e incolla, ma dovremo sempre calare il nostro piano economico-finanziario seguendo le specificità puntuali del progetto che abbiamo di fronte. Il piano economico-finanziario, tutte queste caratteristiche del piano economico-finanziario, le andiamo a vedere appunto in un modello, sostanzialmente un modello Excel che ci utilizzeremo per costruire PEF, e si dovrà essere composto da tre prospetti fondamentali e essenziali, che sono il conto economico, lo stato patrimoniale e il flusso di cassa, rendiconto finanziario. Il primo, il conto economico, è un prospetto che serve a misurare i risultati di periodo. Sostanzialmente è quel prospetto nel quale noi andremo a evidenziare i ricavi e i costi necessari per conseguire quei ricavi stessi. Ovviamente questo è un flusso che registrato durante l'intero periodo di osservazione, sia questo un mese, un trimestre, un semestre o l'anno. Ovviamente anche questa decisione della temporalizzazione della costruzione dipende dal tipo di progetto che abbiamo di fronte. Il secondo prospetto invece è lo stato patrimoniale. Questo qua non rappresenta un flusso di periodo durante un intero periodo di osservazione, ma andrà a rappresentare una fotografia, sostanzialmente uno stock. E quindi, ad esempio, se noi abbiamo un orizzonte temporale annuale, ad esempio, noi avremo una fotografia delle consistenze attive e passive a 31-12 di ogni anno. Andare a costruire l'interazione, diciamo, mettere insieme, combinare il conto economico, quindi i flussi economici nel periodo di osservazione con le variazioni di stock patrimoniale, quindi con le rettifiche patrimoniali di un periodo coerente, ci consente di costruire il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario che serve invece a monitorare, quindi a registrare i flussi di cassa effettivi in termini di entrate e di uscite della nostra iniziativa, del nostro progetto. Anche questo è un flusso, ovviamente, e misurato nell'intero periodo di osservazione. Anche qua ci abiliterà, lo vedremo più avanti, sarà un concetto fondamentale che riprenderemo per l'analisi dell'equilibrio economico-finanziario. Il flusso di cassa andrà ad evidenziare le diverse attività dell'iniziativa, dell'azienda che stiamo vedendo, e andando ad evidenziare l'attività degli investimenti e l'attività finanziaria in particolare. Per il conto economico, il codice civile ci dà uno schema puntuale, che è quello riportato sulla sinistra, dove vi è una riclassificazione delle voci di costo e ricavo per natura.
Nella prassi invece si va ad utilizzare una riclassifica che abbiamo riportato sulla destra, che invece va ad evidenziare dei saldi differenti. In particolare va ad evidenziare in questa che abbiamo riportato noi, classificazione operativa, l'EBITDA, e quindi i margini operativi. Quindi sostanzialmente la riclassificazione utilizzata sulla destra per costruire un piano economico finanziario consente di identificare il margine operativo dell'iniziativa e vedere se questa è in grado o meno di andare a coprire tutte le altre attività, in particolare quella degli investimenti, quindi andando a coprire gli ammortamenti, e poi se è in grado di andare a coprire anche i saldi della gestione finanziaria e della gestione tributaria. Ovviamente si tratta solo di una riclassificazione alternativa rispetto a quella fornita dal codice, quindi vediamo che sopra all'EBIT, quindi al margine operativo, i risultati sono diversi perché abbiamo dei margini, andremo a creare dei margini differenti, ma da partire dall'EBIT in giù i due prospetti coincidono. Un analogo ragionamento può essere fatto per quanto riguarda lo stato patrimoniale. Anche qua il codice fornisce una classificazione andando ad identificare le attività e le passività e le voci che vanno a comporre sia le attività che le passività. Vediamo sull'attivo i crediti versamento socio ancora dovuti, le mobilizzazioni, il circolante con i crediti, le rimanenze, la cassa e rate di sconti. Questi qua sappiamo che devono essere controbilanciati da un pari importo per le passività, quindi come andiamo a coprire il nostro attivo, quindi con le fonti di patrimonio netto, fondi, rischi di FR, debiti e rate di sconti. Anche qua, rispetto a questa riclassificazione fornita dal codice, nella prassi si usano anche altre alternative riclassificazioni. Una delle più frequentemente usate è quella dei fonti impieghi, che abbiamo riportato sulla destra, dove sostanzialmente vengono agli impieghi, quindi alla nostra iniziativa, al nostro investimento, quindi che andremo a sviluppare, dovremmo rapportare le fonti, quindi cioè come lo andrò a coprire il fabbisogno per la realizzazione di quell'infrastruttura. Vedremo più avanti nel dettaglio, ma abbiamo già iniziato a mettere qua qualche elemento particolare del fonte impieghi, dove vedrete sulla destra c'è la presenza delle capitalizzazioni, la presenza della riserva di SRA, mentre sulla sinistra la parte di contributo pubblico. Tutti questi tre prospetti non sono tre documenti separati che ragionano e vivono, diciamo, in maniera indipendente l'uno dall'altro, ma per essere certi che stiamo sviluppando un piano economico finanziario solido, ben costruito da un punto di vista logico e matematico e finanziario, dobbiamo assicurarci che questi tre prospetti mantengano sempre delle relazioni tra loro, perché sono di fatto fondamentalmente interdipendenti. Ad esempio, abbiamo riportato qua alcune delle principali, per semplicità, relazioni che ci sono sia tra l'economico e il patrimoniale, che tra il patrimoniale e il flusso di cassa e tra il flusso di cassa e conto economico. Economico-patrimoniale sappiamo che deve essere sempre collegato. Ad esempio, il risultato netto va ad alimentare direttamente il patrimonio netto dell'azienda. Così come delle variazioni delle consistenze dell'attivo, quindi nel caso questo delle mobilizzazioni, servono per alimentare delle voci di conto economico, che sono gli ammortamenti sotto l'EBITDA. Ci sono ovviamente, dicevamo, delle relazioni forti tra stato patrimoniale e flusso di cassa. Il flusso di cassa è alimentato dallo stato patrimoniale tramite le rettifiche di cui parlavamo prima, ad esempio il caso del circolante, e l'ultima riga del flusso di cassa va ad alimentare il saldo di cassa all'interno dello stato patrimoniale. E ultima delle relazioni che vi mostriamo è quella tra flusso di cassa e conto economico, dove il flusso di cassa è alimentato dalle voci anche non operative, è il caso delle imposte o degli oneri finanziari che entrano nel flusso di cassa, così come sulla base del flusso di cassa effettivo la società sarà più o meno obbligata potenzialmente a tirare del debito, e sulla base del debito che tira va a determinare un nuovo importo di oneri finanziari che andranno a alimentare di nuovo il conto economico. Visto ora
Quindi cos'è un PEF? Come si compone? Vediamo quali sono gli step logici per la costruzione di un piano economico-finanziario. Abbiamo esemplificato gli step metodologici in tre fasi in questa slide. La prima che è quella di definire cosa dobbiamo fare, quindi qual è il perimetro dell'investimento. La seconda è quindi, una volta definito cosa facciamo, come dicevamo prima, come lo copriamo, come lo finanziamo, e l'ultima, costruiamo i prospetti economico-finanziari, abbiamo finalmente il nostro PEF, dobbiamo andare a fare delle analisi e valutazioni di tipo finanziario. La prima in particolare significa definiamo l'iniziativa che vogliamo andare a sviluppare. Per far questo, quindi, andremo ad analizzare e definire l'investimento, quindi analizzato l'investimento, avremo capito le tempistiche, i costi, tempi di collaudo, inizio di attività gestione, quindi ricavi e costi operativi. In questa parte prevalentemente è importante, viene fatto ed è importante il supporto di colleghi di natura tecnica, quindi ingegneri, anche advisor interni ed esterni, personale tecnico interno ed advisor esterni. Ovviamente tutti questi risultati, tutte queste informazioni che ci daranno i tecnici saranno poi tutti gli input necessari che dovremo andare a mettere all'interno del nostro modello economico-finanziario. E infatti, lo diciamo adesso, non l'abbiamo detto prima, di fatto il piano economico-finanziario è quello strumento che serve a far dialogare tutte le persone intorno al tavolo, legali, tecnici, economici, e che serve a trasformare tutti gli elementi qualitativi in quantitativi, al fine di prendere effettivamente in maniera razionale una decisione. Definito quindi il fabbisogno, possiamo andare a capire come lo finanziamo e torniamo quindi a studiare le fonti, quindi faremo un assessment delle fonti. In questo modo andremo a capire quando tireremo, se tireremo, se avremo un contributo da mettere, quant'è il mix di capitale che possiamo ipotizzare, i costi necessari, e qua dove iniziano a supportarci anche gli advisor di natura finanziaria. Come detto, l'ultimo step è quello, abbiamo definito il perimetro, abbiamo tutte le assunzioni, possiamo iniziare a costruire i nostri prospetti economico-finanziari, quindi conto economico, stato patrimoniale, flussi di cassa. Iniziamo a fare un primo giro di piano e vediamo, andiamo a fare valutazioni di natura finanziaria, quindi andiamo a studiare se questo progetto che abbiamo ipotizzato con queste nostre assunzioni è redditivo, quindi è in grado di coprire il capitale investito e di remunerarlo, è bancabile e sia congruo anche la contribuzione pubblica che è stata ipotizzata. Nel caso non fosse tale, non fossero soddisfacenti i risultati, allora a quel punto dobbiamo andare a fare analisi di scenario, quindi andremo a reiterare, andremo a vedere se ci sono delle variabili, delle cose che dobbiamo ritoccare e rivedere. Fase 1, partiamo quindi con cosa dobbiamo fare, qual è il nostro progetto. Quindi abbiamo definito che faremo un'infrastruttura, è importante capire le tempistiche. Tempistiche sono importanti perché se è un'opera che magari parte da zero, dovremmo capire in maniera, calcolare bene, in maniera corretta, quali sono i tempi di progettazione e costruzione, quando partiranno poi i costi e i ricavi operativi, perché decidere il momento in cui partirà l'operatività del nostro progetto significa stimare in maniera puntuale e corretta tutti gli indicatori all'interno del PEF, tutti gli indicatori di equilibrio. Per andare a sviluppare poi il conto economico dobbiamo aver già capito, quindi ben presente, se abbiamo di fronte un'opera calda o se abbiamo di fronte un'opera fredda. Se abbiamo di fronte un'opera calda, andremo a modellizzare dei ricavi da terzi, esclusivamente da clientela, nel caso di un parcheggio. Se invece abbiamo di fronte un'opera fredda, non avremo ricavi da terzi se non minimali, e quindi dovremo ipotizzare un canone di disponibilità da parte di un'amministrazione, in questo caso di un ospedale. Attivamento caratteristico di un PPP, contributo pubblico. Se abbiamo la di necessità, ma soprattutto ma anche la disponibilità, la possibilità come amministrazione di mettere un contributo pubblico per migliorare l'equilibrio economico-finanziario, dobbiamo ricordarci di andare a registrarlo nel piano economico-finanziario, nella nostra iniziativa. Possiamo avere qua una doppia modalità di calcolo, di contabilizzazione, quella diretta e quella indiretta. Qua ovviamente nel caso
decidessimo di optare per la contabilizzazione con metodo indiretto, allora a quel punto dovremmo andare a scrivere, a rappresentare il giro del contabile, diciamo, del contributo all'interno del piano economico finanziario. Questo che significa? Significa che lo vedremo in fase di costruzione nel flusso di cassa, nei saldi patrimoniali, e poi quando il progetto sarà partito, sarà in operation, vedremo il riconto passivo registrato a conto economico. Ultimo step che riguarda la definizione della top line, quindi dei ricavi, è quello dei ricavi da mercato. Se abbiamo ricavi da terzi, sarà importante andare a capire, andare a rifletterli, e per essere riflessi in un piano economico-finanziario è sempre fondamentale avere ben presente i razionali sottostanti alla costruzione, quindi secondo una logica di P per Q. Razionali che dovremmo mantenere anche quando andiamo a parlare dei costi di un PEF. Qui il passaggio fondamentale è quello di avere ben presente la coerenza del perimetro, cioè dire se nei nostri ricavi abbiamo incluso per l'SPV ricavi relativi alla vendita di vettori energetici, nei costi ci aspetteremo o dovremmo trovare, modellizzare l'acquisto di questi costi di questi vettori energetici. Quindi ci dovrà essere sempre un rapporto coerente, sempre al fine di costruire un piano economico-finanziario solido, sostenibile e credibile. Anche per quanto riguarda gli altri costi, tutti gli altri costi, è importante che questi, e qui rientra sempre ad esempio il supporto dei tecnici interni e esterni, il sottostante. Quindi è importante capire il razionale. L'ideale è avere sempre una logica P per Q, o comunque, ad esempio, legata su stime euro metro quadro, consumi storici. Siccome poi siamo di fronte a un PPP, è importante costruirli sempre bene questi costi, e quindi, visto che l'elemento distintivo è appunto il trasferimento del rischio della concessione, è importante andare a fare le giuste considerazioni sui costi per essere certi di effettivamente di trasferire questo rischio, no? Di non andare a inserire delle voci che possono limitarlo invece il trasferimento. E poi sono da includere, a prescindere, diciamo, dalla tipologia di progetti, una serie di costi per il funzionamento dell'SPV. L'ultima punto da evidenziare, ovviamente, ma giusto da ricordare, è la differenza che c'è tra costo di realizzazione, quindi qui intendiamo le capex, cioè gli investimenti che troveremo nella fase di costruzione, li leggeremo dove? Nel flusso di cassa, e distinguendoli dalle opex, che sono i costi operativi, che saranno invece i costi che l'operatore, quindi l'SPV, sosterranno nella fase di gestione. Quindi con questi step abbiamo definito il perimetro e fase 1. A questo punto possiamo iniziare la seconda fase, che è la fase di pianificazione finanziaria. Qua riprendiamo la classificazione che avevamo visto prima dello stato patrimoniale, dove andiamo giusto ad evidenziare alcuni elementi degni di nota che dobbiamo ricordarci quando andiamo a costruire un piano economico-finanziario per un partenariato. Ovviamente fonti e impieghi dovranno sempre coincidere, dovranno sempre essere uguali. Abbiamo evidenziato sulla sinistra il contributo pubblico, perché se abbiamo detto che ai fini di garantire l'equilibrio, di migliorare cioè, ai fini dell'equilibrio dell'attività, diciamo, di un progetto, è importante inserire un contributo pubblico, è importante anche la pianificazione dal lato ente di questa erogazione del contributo pubblico. Questo perché se nel piano economico-finanziario è riflesso un contributo per 100, lato pubblica amministrazione, il contributo, quindi la quota da pagare non sarà 100, ma sarà 100 più IVA. La parte di fonti, poi vediamo il finanziamento equity e il finanziamento soci, e quindi qua dovremmo iniziare a ragionare su una leva per andare a coprire il fabbisogno legato all'iniziativa, quindi non coperto con contributi, ovviamente. E poi c'è tutto, le ultime due righe sono quelle legate all'IVA. Perché? Perché in un progetto, magari nella costruzione di un'opera fredda, dove la costruzione è separata dalla gestione, la gestione ovviamente è successiva, avremo una base costi più alta rispetto alla base dei ricavi. Questo qua significa chiudere con un saldo IVA a credito, quindi avremo un fabbisogno ulteriore da coprire.
fa bisogno che non andrò a coprire con la linea senior, quindi col debito bancario, ma andrò a coprire con la linea specifica, che è la linea IVA. Ovviamente abbiamo inserito anche le capitalizzazioni sotto l'opera, quindi sotto ciò che andremo all'infrastruttura che andremo a realizzare, e poi troviamo qua evidenziata la DSRA, la Debt Service Reserve Account, che è una riserva tipicamente presente in un progetto di partenariato, una riserva di cassa, che è volta a coprire eventuali indisponibilità di liquidi che viene richiesta sempre dal CETO. Velocemente, per chiudere il discorso sulla pianificazione, sempre su fonti impieghi, abbiamo, ora che abbiamo visto cosa sono, diciamo, quindi come dobbiamo ragionare, vediamo cosa ci serve, quali sono le considerazioni che dobbiamo andare a fare su queste poste, quando andiamo a fare un po' di modeling. Sul lato equity, quindi iniziamo con la parte del socio, il socio dell'SPV. Il socio può decidere se versare tutto sotto forma di capitale oppure se versare una quota di finanziamento soci. Quindi qua è importante capire il giusto mix. Quando iniziamo a ragionare sulla parte di finanziamento soci, a quel punto dobbiamo farci due domande. La prima, ovviamente, modalità di erogazione, tempistiche, quantum, tasso di interesse e successivo rimborso. Per quanto riguarda le ultime due linee, le altre linee, quindi la linea senior e la linea IVA, è importante qui aver definito tutto il fabbisogno. In particolare, nella parte bancaria, della senior, è importante calcolare tutto il fabbisogno comprensivo anche della DSRA, quindi la riserva di liquidità che vedevamo precedentemente. Ovviamente questa qua sopra non ci limiteremo a quello, ma ci limiteremo anche a tutti i costi, alle varie commissioni che abbiamo. E in ottica futura, quindi quando poi avremo poi la parte di analisi finanziaria successiva, dovremo già iniziare a capire qual è il DSCR target che ci ha chiesto sempre il CETO bancario. Tra gli impieghi, ovviamente, abbiamo il costo, la voce principale è il costo dell'iniziativa, quindi progettazione, costruzione e capitalizzazione, come vediamo prima, capitalizzazioni che dipendono da tutti i costi del debito che abbiamo. Dobbiamo capire anche se abbiamo delle capex in arco di piano da sostenere oppure o meno. Il capitale circolante lo andiamo a modellizzare, lo vedremo dopo, con assunzioni su giorni medi di incasso e pagamento. E poi per la definizione del fabbisogno IVA dovremo andare a capire, quindi a definire in maniera corretta il quadro economico della nostra iniziativa e capire quali sono le aliquote che dovremo andare a applicare, 4, 10, 22% o se ci sono aliquote particolari. E anche le tempistiche di rimborso. Questo qua è fondamentale per andare a capire tutta la parte di fabbisogno legato di copertura delle linee IVA. Una volta che abbiamo quindi definito fase 1, cosa facciamo, quindi quanto ci costa, che tempi, come sarà la fase di progetto avanzata, fatta la fase 2, quindi come lo copro, quali sono le caratteristiche della mia struttura finanziaria, possiamo fare analisi, andare a costruire il conto economico patrimoniale e il rendiconto finanziario. Rendiconto finanziario che utilizzeremo per fare analisi dei flussi dell'operazione, attraverso la quale possiamo andare a studiare l'equilibrio economico-finanziario della nostra iniziativa, che sappiamo essere dato da convenienza economica, quindi la redditività, e la sostenibilità finanziaria, cioè la bancabilità, se c'è qualcuno che ce lo finanzia. La prima è la capacità del progetto, quindi la redditività, sia una capacità di progetto di generare un livello adeguato di redditività, adeguato a coprire, utile, che è in grado di coprire il capitale investito. Come è stato già detto nel webinar precedente, viene misurato con due indicatori che sono il VAN e il TIR. La sostenibilità finanziaria invece è data dalla capacità del progetto di ripagare quel debito che ha contratto, quindi di garantire un finanziamento. Anche questo, come è stato detto la volta precedente, lo andiamo a misurare con due indicatori che sono il DSCR e l'LLCR. In sintesi, qua non possiamo dire che in un PPP il PEF è in equilibrio quando il TIR è prossimo al tasso, il TIR del progetto è prossimo al tasso di sconto del progetto, che è il UACC, e quindi ha un value di progetto prossimo a zero, e il TIR dell'azionista è prossimo al relativo tasso di sconto del capitale, che è il KE, con un VAN equity di un azionista prossimo a zero, e gli indicatori di sostenibilità sono tali da garantire una bancabilità, quindi una finanziabilità da parte delle banche.
Qua abbiamo riportato le definizioni, quindi di VAN e di TIR da applicare sia dal punto di vista del progetto che nella slide successiva dell'azionista. Ovviamente il VAN rappresenta la ricchezza ad oggi, diciamo, il valore incrementale, quindi il valore, la ricchezza che è in grado di creare ad oggi un progetto. Mentre TIR è un indicatore analogo, solo che è espresso non in valuta, non in valori assoluti, ma in valori percentuali. Ed è quel tasso di sconto che rende nullo il valore attuale netto dei flussi di cassa generati dall'iniziativa. Ovviamente la teoria ci dice che noi dovremmo accettare i progetti con VAN maggiori di zero e rifiutare quelli con VAN negativi. Come dicevamo, nel rendiconto di cassa. Nel rendiconto finanziario riportato sulla destra, per analizzare l'entità di progetto, andremo ad indagare il flusso di cassa dopo gli investimenti e utilizzeremo UACC. In quanto riguarda invece l'azionista, abbiamo riportato nella slide successiva, si aggiunge tutta la parte finanziaria e quindi si va a vedere l'ultima riga del flusso di cassa, si prende il flusso di cassa con gli azionisti. Il tasso di sconto di riferimento è qua, in questo caso il KE. Rendimenti che andremo in questa slide e così come nel caso studio, vedrete che non sono riflessi dividendi per evitare diciamo, effetti di potenziali derivanti dalle politiche dei dividendi. E in quest'ultima slide abbiamo riportato invece la definizione, diciamo, la descrizione di calcolo e le aree di analisi di interesse per i calcoli di DSCR e LCR, quindi DSCR. LCR dovranno essere sempre superiori all'unità, sono dati da rapporti. Il DSCR del Service Cover Ratio rappresenta il rapporto tra servizio del debito e flusso di cassa servizio del debito stesso e deve essere sempre superiore all'unità, mentre l'LCR, Long Life Cover Ratio, rappresenta il valore attuale netto dei flussi di cassa futuri rapportati al valore del debito al momento di valutazione. Anche questo deve essere sempre maggiore all'unità. Terminata questa prima parte, adesso lascio la parola al collega Angelo Catania, così andiamo ad analizzare nel dettaglio questa cosa. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Gioacchino, grazie IFEL, grazie Scuola IFEL. Questa sezione, diciamo, conclude un po' questo ciclo di webinar. Cercheremo di farlo un caso pratico, quindi entrando anche nel merito e vedremo anche un po' di numeri. Sostanzialmente quello che vorrei vi portasse a casa da questo modulo sono questi tre obiettivi, partendo dalla definizione del caso pratico, appunto, e quindi delle principali metriche del progetto. Rivedremo alcuni concetti che abbiamo condiviso adesso nella sezione con il collega e anche nelle sessioni precedenti di questo ciclo di webinar. E infine cercheremo un po' di comprendere quali sono gli impatti di alcune leve in mano all'amministrazione e il relativo appunto impatto sull'equilibrio, gli indicatori di redditività, eccetera. Partiamo adesso un po' di concetti tecnici, diciamo, anche se semplificati, e vedremo in seguito invece un po' di numeri. Quando vediamo, diciamo, un modello di PEF, che come sappiamo è tipicamente un file Excel, ci aspettiamo, in un modello costruito correttamente, tre sezioni principali. Una sezione di input, che è quella sezione dove devono essere inserite tutte le informazioni relative al progetto, e quindi, diciamo, per esempio, abbiamo importato la durata, l'importo dell'investimento, eccetera, ma anche le informazioni di carattere più generale e finanziario. Una sezione di calcoli, che sostanzialmente è il cuore del modello dove vengono elaborate tutte le informazioni e trasformati gli input in output, che è la terza sezione. Quest'ultima è sostanzialmente costituita dai prospetti che vi faceva vedere il collega precedentemente, e sono tre: conto economico, stato patrimoniale e rendiconto. E che, diciamo, in qualche modo dovrebbe anche includere una sintesi dei principali indicatori di redditività del progetto che conosciamo. Da un punto di vista invece temporale,
come abbiamo visto, ci sono due fasi fondamentali all'interno di un PEF, una fase di costruzione e una fase di gestione. Queste due fasi tendenzialmente sono due fasi identificabili, successive ed indipendenti, anche se in alcuni progetti specifici possono essere sovrapposte, per esempio l'efficientamento energetico. Ciascuna di queste due fasi è costituita da alcuni driver, da alcune caratteristiche fondamentali. Nella fase di costruzione avremo gli investimenti, il tiraggio, quindi la richiesta del debito senior da parte del CETO, l'accantonamento della DSRA, l'erogazione del contributo pubblico, eccetera. Nella fase di gestione, invece, è il momento in cui l'opera che stiamo analizzando entra effettivamente in attività e quindi avremo la parte più gestionale, appunto, quindi ricavi e costi operativi, inizieremo ad ammortizzare nel tempo l'investimento, inizieremo a rimborsare il debito che abbiamo tirato in precedenza dal ceto bancario, eccetera. Diciamo, ci sarà il riscontro del contributo pubblico che vedremo successivamente, incassiamo e paghiamo la parte dell'IVA e così via. Diciamo, l'opera è effettivamente funzionante. Cosa, diciamo, caratterizza un buon PEF, diciamo, rispetto a uno che magari potrebbe non essere ottimale? Ci sono alcune verifiche necessarie che dobbiamo svolgere e alcuni vincoli anche che devono essere rispettati al fine di valutare la correttezza logico-matematica di un PEF. Quindi ce ne sono. Tra questi, diciamo, quelli standard sono i primi tre che vediamo in slide, quindi la copertura del fabbisogno finanziario, che come vediamo prima, tutta la parte degli impieghi deve essere coperta in ugual modo da fonti di finanziamento, la corrispondenza tra l'attivo e il passivo dello stato patrimoniale. È una cassa, diciamo così, in costruzione e in gestione strettamente positiva. Cosa vuol dire? Che non ci deve essere un fabbisogno finanziario né durante la fase di costruzione né durante la fase di gestione. In qualche modo, questi, il primo e l'ultimo punto, sono quasi coincidenti, hanno delle accezioni diverse, ma sono simili. Poi, come sappiamo, abbiamo visto sia prima che in altre sezioni. Ci sono alcuni indicatori che invece sono più specifici di progetto, relativi al caso studio, al caso che stiamo analizzando, che dobbiamo valutare al fine di definire l'equilibrio, quindi al fine di valutare appunto se il progetto è in equilibrio o meno, e sono quelli elencati, quindi il VAN è il TIR di progetto, il VAN è il TIR dell'azionista e da un punto di vista finanziario di SCR e LLCR. Quindi, visti questa brevissima carrellata tecnica, diciamo, sul piano economico-finanziario e su parte della modellizzazione, entriamo nel merito adesso del caso che analizzeremo e quindi vediamo un po' di numeri. Diciamo, il caso che vi abbiamo portato è ovviamente un caso semplificativo, molto semplificato rispetto alla realtà, tuttavia mantiene degli aspetti che sono aderenti alla realtà, diciamo, un caso che vi potrebbe capitare sulle scrivanie. In particolare, il caso che vi presentiamo riguarda appunto la concessione per costruzione e gestione di un presidio ospedaliero, quindi un'opera fredda. Come vediamo in slide abbiamo sintetizzato alcune delle principali assunzioni, tra queste l'importo dell'investimento in opere 350 milioni e la durata della concessione stimata in 22 anni, di cui 4 di costruzione e poi successivi 18 di gestione. Abbiamo anche riportato la contribuzione pubblica, quindi qual è l'intervento da parte della pubblica amministrazione, che è stimato in due componenti fondamentali. La prima in fase di costruzione un contributo pubblico pari ad 80 milioni e la seconda un corrispettivo di disponibilità pari a circa 29,5 milioni. Quest'ultimo numero si basa, diciamo, su stime preliminari dell'amministrazione e quindi, diciamo, è un numero veramente preliminare. Vediamo adesso invece cosa vuol dire costruire un PEF, diciamo quali sono i prospetti e le indicazioni chiave che
emergono da un piano economico-finanziario, questa tendenzialmente è una parte dell'output che vi dovreste aspettare. Come vedete, in slide abbiamo nella parte sinistra il conto economico sopra e lo stato patrimoniale sotto. Nella parte destra il rendiconto finanziario. Ovviamente abbiamo riportato le due fasi, costruzione e gestione. E diciamo di ciascuna fase, la costruzione in azzurrino, la gestione in blu scuro, abbiamo riportato per semplicità di rappresentazione soltanto il primo e l'ultimo anno. Quindi, come vedete, periodo 1, periodo 4, che corrisponde al primo e l'ultimo anno di costruzione, e periodo 5 e periodo 22, che corrispondono rispettivamente al primo e all'ultimo anno di gestione. Quindi questo è un po' lo schema, gli schemi classici che vi dovete aspettare nel caso in cui vi arrivi un piano economico-finanziario. Adesso, entrando un po' nel merito, invece, vedendo un po', cercando di capire anche le relazioni di cui abbiamo parlato in precedenza tra questi tre prospetti, analizziamo, cerchiamo di capire dove ciascuna delle singole voci sono state evidenziate in giallo sono in ciascun prospetto. In questa slide ci focalizziamo su investimenti e contributo, nella successiva su debito ed equity. Quindi, partendo dal rendiconto, che un po' sintetizza anche gli altri due prospetti, vediamo che in una fase di costruzione abbiamo il tiraggio, diciamo l'avanzamento dell'opera e della costruzione, quindi l'avanzamento degli investimenti, e l'accantonamento, la capitalizzazione degli oneri finanziari, che come sappiamo durante la fase di costruzione vengono appunto capitalizzati. Il tiraggio del contributo pubblico sostanzialmente vuol dire l'erogazione del contributo da parte della pubblica amministrazione e tendenzialmente, diciamo, si eroga di pari passo con l'avanzamento dell'opera. Lo stato patrimoniale, come sappiamo, è una fotografia, quindi è una fotografia al 31 dicembre, qualora sia la data di chiusura del bilancio della società, di ciascuna posta. Quindi, come vediamo, l'investimento e le capitalizzazioni all'anno 1 saranno pari al flusso dell'anno 1, ovviamente, e di conseguenza si andranno a muovere in funzione dei flussi. Per quanto riguarda invece la fase di gestione, noi sappiamo che l'opera sarà entrata in funzionamento e inizieremo ad avere un ammortamento delle attività immobilizzate, quindi in questo caso sia dell'investimento che degli oneri finanziari capitalizzati, e inoltre avremo il risconto del contributo pubblico. Cosa vuol dire risconto del contributo pubblico? Sostanzialmente è una posta economica che serve ad allineare la competenza appunto economica in funzione dell'esercizio dell'opera. Mentre la competenza finanziaria, l'abbiamo vista in precedenza, è tirata, diciamo, erogata dalla pubblica amministrazione in fase di costruzione. Queste due ultime voci devono essere in fase di gestione rettificate dal rendiconto finanziario, perché sia l'ammortamento che il contributo pubblico sono delle poste non monetarie e quindi devono essere rettificate per avere l'effettivo flusso di esercizio, il flusso di cassa a servizio del debito operativo e per l'azionista. Allo stesso modo vediamo la parte di capitale di debito, quindi una parte delle fonti. Come sappiamo, anche qui durante la fase di costruzione avremo l'aumento di capitale, quindi la sottomissione da parte dell'operatore economico di Nuova Finanza e la richiesta al ceto bancario di Nuova Finanza anch'essa. Anch'essa segue la stessa struttura degli investimenti, quindi viene tirata ed erogata in modo proporzionale. Durante il periodo di esercizio, invece, come vediamo, abbiamo il rimborso della linea senior, quindi a partire dal primo anno di gestione verrà rimborsata la quota capitale e la quota interessi, ovviamente. Invece, per quanto riguarda il patrimonio netto, quindi il capitale sociale dell'SPV, in questo caso non abbiamo tendenzialmente rilascio e pagamento di dividendi, poiché andrebbero a influire sul calcolo dei rendimenti, ma sostanzialmente il capitale sociale si alimenta e si movimenta con i redditi generati dall'operatività della società.
Quindi tutto quello che abbiamo visto finora si sintetizza nella parte patrimoniale, quindi di copertura finanziaria dell'investimento in questi schemi qui. Questi sono degli schemi classici, fonte impieghi di progetto, e come vediamo la totale fonti e il totale impieghi del progetto che stiamo analizzando quadra esattamente. Questo è uno delle, come abbiamo detto in una delle slide precedenti, delle verifiche che devono essere svolte insieme alla quadratura attivo-passivo dello stato patrimoniale. Quindi nella parte sinistra abbiamo rappresentato come queste fonti poi vanno ad essere divise e nella parte destra della slide invece come vengono utilizzate appunto queste fonti di finanziamento. Quindi come vediamo nella parte sinistra abbiamo un contributo pubblico che ricordavamo nella prima slide introduttiva di 80 milioni. In questo caso l'ipotesi che è stata fatta dall'operatore economico è di utilizzare un rapporto tra debito ed equity pari al 60-40, quindi la famosa leva finanziaria. E infine abbiamo una linea IVA che, come anticipava il collega, serve in qualche modo durante la fase di costruzione a coprire quel fabbisogno. Quel fabbisogno, visto che abbiamo maturato un credito prima dell'erogazione da parte dell'erario e del rilascio di questa stessa linea. Il concetto fondamentale che vorrei che vi passasse in questa prima slide è questo. Nella parte destra noi vediamo la parte di impieghi del progetto, quindi, come detto, come queste fonti vengono utilizzate effettivamente dal progetto in essere. Nella slide introduttiva abbiamo visto che effettivamente 350 era l'investimento in opere, comprende progettazione, eccetera. Tuttavia è utile notare che nello stato patrimoniale non andremo a trovare 350 milioni tra le immobilizzazioni, ma troveremo appunto 391. Che cosa vuol dire? Che è 350 più la capitalizzazione di interessi, oneri, tutte quelle spese in costruzione che andranno capitalizzate. L'ultimo appunto, diciamo, abbiamo la DSRA che è una riserva di cassa tipica di questo tipo di progetti, in questo caso è ipotizzato al 50% della prima rata da pagare al ceto bancario. Anche questa è fondamentale che sia coperta dalla parte finanziaria, diciamo. Passando adesso invece alla parte economica, quindi diciamo quella un po' più di carattere gestionale, anche qui nella prima slide introduttiva avevamo detto che l'amministrazione aveva stimato un preliminare canone di disponibilità pari a 29 milioni e mezzo. Questo canone è sostanzialmente pagato dall'amministrazione al concessionario a fronte dell'effettiva disponibilità dell'opera. Si articola in due componenti, una quota investimenti, che in questo caso equivale a 27 milioni e 9, che serve a remunerare l'investimento da parte del concessionario, e una quota servizi, che in questo caso remunera i servizi oggetto del contratto. È importante notare questo numero, 1.586, in quanto dopo vedremo a cosa fa riferimento. Qui, diciamo, ci fermiamo all'anno primo di gestione, quindi l'anno 5 di esercizio della concessione, e spalmando, diciamo, vedendo l'evoluzione dei ricavi e dei costi, quindi in questa slide abbiamo nella parte superiore i ricavi di gestione, nella parte inferiore invece i costi di gestione. E diciamo verticalmente le due fasi, la fase di costruzione e la fase di gestione. Vediamo come nella fase di costruzione tendenzialmente non dovremmo avere ricavi o costi gestionali. L'unico costo che potrebbe, diciamo, emergere sono quei costi amministrativi relativi alla gestione societaria dell'SPV, quindi costi amministrativi di bilancio, eccetera. Come in questo caso, quindi anche qui vediamo periodo 1, 2, 3, 4 che sono nascosti di costruzione, che teniamo solo i costi di SPV. A partire dal primo anno di gestione, invece, inizieremo a manifestare dei ricavi e dei costi. Qui è utile notare la esatta corrispondenza tra i ricavi di gestione, che sostanzialmente è la quota del canone di disponibilità relativa ai servizi, e i costi di gestione, in questo caso, hanno appunto una corrispondenza 1 a 1,
per tutta la durata del periodo di gestione. Quindi il concetto fondamentale è corrispondenza 1 a 1, compresa indicizzazione a inflazione o ad altri indici, per esempio il PUN. Ultimo concetto, potrebbero essere previsti degli altri ricavi che l'operatore economico può generare. In questo caso, per esempio, potremmo avere delle aree da affittare o di nolo, eccetera, che però non sono previsti nei costi di gestione e quindi non entrano nel canone di disponibilità. Analizzando invece i flussi, quindi il flusso di progetto e dell'equity e i vari indicatori, anche qui la slide mantiene la stessa struttura. Sopra vediamo i flussi di progetto, sotto i flussi dell'azionista e verticalmente è divisa nelle due fasi, costruzione e gestione. Ovviamente alcuni anni per rappresentazione sono stati nascosti, ma sostanzialmente il messaggio rimane lo stesso. Qui i concetti fondamentali che dobbiamo portarci a casa sono i seguenti. L'andamento dei flussi in questo tipo di progetti tendenzialmente segue la stessa struttura, cioè nella fase di costruzione avremo dei flussi negativi in quanto appunto stiamo mettendo in esercizio l'opera. Nella fase di gestione inizieremo a manifestare dei flussi positivi. Quindi in cui si incasseranno i canoni di disponibilità, si incasseranno i ricavi, eccetera. Una nota qui che dobbiamo tenere a mente riguarda appunto questo flusso per l'azionista periodo 5. Come vedete è riquadrato, c'è un asterisco. Diciamo qui il concetto qual è? Questo flusso per l'azionista è negativo, quindi è un flusso non positivo. Non necessariamente questo concetto è un concetto negativo, cioè non necessariamente questo è un problema. Tuttavia, essendo questo il primo anno di gestione, nel caso specifico, probabilmente questo fabbisogno non è coperto da fonti di finanziamento. Quindi questo è un altro tema importante, valutare la copertura delle fonti e degli impieghi. Quindi, cosa abbiamo visto fino adesso? Sintetizziamo un po' i concetti. I concetti fondamentali che abbiamo visto sono la non corrispondenza, diciamo, necessaria delle opere con lo stato patrimoniale. Quindi l'importo dell'investimento nello stato patrimoniale non necessariamente sarà corrispondente, anzi, non sarà corrispondente al valore della sola opera, ma dovrà comprendere anche la capitalizzazione degli oneri finanziari. Il canone di disponibilità dovrà essere strutturato in due quote, una quota legata ai servizi e indicizzata al costo e passante, e una quota legata all'opera e legata in qualche modo a remunerare l'investimento dell'operatore. Il terzo concetto è quello che abbiamo appena visto sull'analisi dei flussi, che appunto, i flussi dovrebbero avere una struttura prima negativa durante la fase di costruzione e poi positiva durante la fase di gestione. Concetto fondamentale è la copertura. È importante che ci sia una copertura dei fabbisogni sia in fase di costruzione che in fase di gestione. Vediamo adesso ai risultati, diciamo, del nostro caso studio e come ha performato, tra virgolette. Facciamo un brevissimo ripasso di teoria. Questa è una delle slide che avevamo condiviso nel webinar 2. Come sappiamo, l'equilibrio in un progetto di PPP si misura sostanzialmente in due macro dimensioni, la convenienza economica e quella finanziaria. La convenienza economica, valutiamo gli indicatori VAN e TIR, sia progetto che azionista. La sostenibilità finanziaria, come abbiamo visto anche prima con il collega, si valuta attraverso gli SCR ed LLCR. In questa slide invece vi riportiamo quelli che sono i risultati appunto del progetto che abbiamo visto, che abbiamo analizzato e che abbiamo introdotto in precedenza.
Cosa vuol dire? Nella parte superiore della slide abbiamo sintetizzato la contribuzione pubblica, canone di disponibilità 29 milioni e mezzo, contributo pubblico 80 milioni. Nella parte inferiore valutiamo invece le condizioni di equilibrio, quindi la convenienza economica, progetto ed azionista e la sostenibilità finanziaria misurata per semplicità con il DSCR. Quello che emerge subito, diciamo, anche perché è stato ben evidenziato, è un forte disequilibrio del progetto che stiamo analizzando. Presenta un VAN fortemente negativo, pari a 73 milioni,7 del progetto, e un VAN dell'equity, anch'esso fortemente negativo, di 50 milioni. Come sappiamo, come abbiamo detto in precedenza, i valori di riferimento dovrebbero essere per il VAN pari allo zero, in questo caso l'UACC, che è l'indicatore di attualizzazione dei flussi di progetto, dovrebbe essere intorno all'8%. Anche da un punto di vista finanziario, in realtà, il progetto presenta delle criticità. Cosa vuol dire? Il DSCR minimo è pari a 0,96. Questo, in qualche modo, se ci riflettiamo, è un risultato a cui avremmo dovuto aspettarci di arrivare, perché, come vedevamo nella slide precedente, il primo anno di gestione abbiamo un flusso negativo. Cosa vuol dire questo flusso negativo? Che il nostro servizio del debito non è in grado di rimborsare il fabbisogno del debito e quindi avremo un DSCR inferiore all'unità, in confronto a, diciamo, dei valori di riferimento che dovrebbero assestarsi intorno all'1,3-1,4 per sostenere finanziariamente il progetto. Quindi, diciamo, abbiamo una situazione di critica che dobbiamo in qualche modo risolvere, tra virgolette. Vediamo adesso quali sono, diciamo, le leve che possono essere in qualche modo attivate o che, diciamo, in qualche modo influenzano l'equilibrio di questo tipo di progetti. Di seguito ve ne abbiamo elencato alcune. Quelle riportate in blu sono quelle che tendenzialmente sono in capo all'amministrazione o che l'amministrazione può in qualche modo gestire, quindi il canone di disponibilità e il contributo pubblico. Le altre invece sono o in capo all'operatore economico, quindi il rapporto tra il debito e l'equity, come si finanzia il progetto, è in capo all'operatore economico, la durata del rimborso idem, i ricavi forse un po' meno, e poi ce ne sono altre che sono appunto di carattere più macroeconomico, per esempio l'inflazione, il costo del debito, eccetera. Quindi quello che vediamo adesso sono degli scenari in cui abbiamo cercato di riportare in equilibrio il progetto utilizzando queste due variabili. Quindi prima solo il canone di disponibilità e poi solo il contributo pubblico. Quindi, come vedevamo, questa è la stessa fotografia che abbiamo mostrato nei risultati del caso studio, quindi un progetto fortemente in disequilibrio, con un VAN negativo, e sulla destra abbiamo il primo scenario. Cosa vuol dire il primo scenario? Il primo scenario è un intervento da parte della pubblica amministrazione al fine di riequilibrare il piano economico-finanziario. Lo facciamo intervenendo solo sul canone di disponibilità, quindi mantenendo costante il contributo pubblico pari ad 80 milioni. In questo caso, al fine di arrivare a un equilibrio economico di progetto, quindi un VAN pari a zero, dovremmo passare da 29 milioni e mezzo di canone di disponibilità a 42,9, mantenendo tutte le altre variabili costanti. In questo caso avremmo un equilibrio di progetto, un TIR di progetto uguale all'azionista, un VAN uguale a zero. E anche da un punto di vista finanziario, come vediamo, anche qui una sostenibilità finanziaria con un DSCR minimo pari ad 1,3, quindi capace di rimborsare il servizio del debito. Nell'esempio contrario, quindi diametralmente opposto, utilizziamo l'altra leva, il contributo pubblico. Mantenendo costante il canone di disponibilità, dovremmo erogare un contributo pubblico a partire dagli 80 milioni del caso studio. Per ottenere, diciamo, un progetto in equilibrio, dovremmo atterrare a un valore di circa 174 milioni, pari a circa il 49% dell'investimento. Anche qui il progetto sarà in equilibrio sia da un punto di vista economico, quindi di progetto, sia da un punto di vista finanziario, DSCR 1,35.
Adesso vorrei un po' sintetizzare e tirare le fila, tra virgolette, no? Di tutti questi concetti che vi abbiamo passato durante questi webinar con queste considerazioni. Allora, nella slide vi abbiamo riportato un grafico che illustra il valore attuale netto nell'asse verticale, quindi l'attualizzazione dei flussi. Sull'asse orizzontale abbiamo il costo del capitale. Come vedete, ci sono anche due aree, una in azzurro chiaro e una in blu scuro sostanzialmente, che rappresentano la prima una situazione in cui il VAN è positivo. Il TIR, che è questo puntino rosso al centro della slide, che come ricordava il collega nel webinar precedente, rappresenta quel tasso che rende il valore attuale netto zero. Quindi la parte azzurrina rappresenta un VAN positivo e la parte blu scura rappresenta un VAN negativo. Quali sono, diciamo, le implicazioni pratiche e concrete per la pubblica amministrazione di questi due scenari? Nella parte sinistra, sostanzialmente, diciamo, andrebbe valutato nel dettaglio qual è il trasferimento del rischio e la relativa allocazione tra concedente e concessionario. Questo è l'elemento forse distintivo, no? Chiave nell'ambito concessioni, e quindi un VAN positivo richiede un po' un'analisi più attenta. Nella parte destra, che è anche un po' il caso dello scenario che abbiamo analizzato fino adesso, quindi del nostro caso studio, quindi un VAN negativo, di conseguenza un TIR minore del costo del capitale, le criticità pratiche da un punto di vista della pubblica amministrazione sono sostanzialmente due. La prima è una scarsa attrattività dell'iniziativa e quindi, diciamo, la possibilità di avere delle gare deserte, o, diciamo, tendenzialmente un ritardo nella realizzazione degli investimenti e della realizzazione dell'infrastruttura. E, diciamo, nel caso in cui il progetto si è già approvato, si è già partito e ci troviamo in una situazione di questo tipo, per esempio per incremento dei costi, come visto durante gli ultimi anni, una necessità, come abbiamo visto anche nel caso studio, di riequilibrare il piano economico finanziario. Questo conclude un po' il mio intervento. Se vediamo adesso se ci sono un po' di domande, proviamo a rispondere Domande ce ne sono live. due, ce ne sono due. Sì. Se vuole può aprire il box, può anche togliere la condivisione, non c'è problema, se lei ha più facile leggere le domande. Sì, allora, eccoci. Abbiamo due domande da parte della dottoressa Miriam Pozzobon. Tre domande, ok. Allora, sulla prima domanda, ci può dettagliare le upfront fee, commitment fee, agency fee? Allora, questi sono tutti, intanto sono tutti costi di natura finanziaria, ovviamente. Sostanzialmente la commitment fee rappresenta una commissione di mancato utilizzo, quindi sia quando si verifica quando la BCE, la banca, cioè il finanziatore ci vincola dei soldi per destinarli alla nostra iniziativa e poi ci fa pagare una penale nel caso in cui non andiamo effettivamente ad utilizzare quel debito, non andiamo a tirarlo. Invece la seconda è la upfront fee, invece no, è un'altra commissione che si paga al momento della. O della stipula o dell'erogazione del primo tiraggio. E poi invece l'ultima, l'agency fee, è una commissione che si paga alla banca, al finanziatore per la gestione del debito. E poi magari su queste possiamo rispondere in maniera anche un po' più puntuale su particolarità nei calcoli, prassi, eccetera. Sull'ultimo, anche sulle altre due domande, magari ci facciamo anche ragionata pure sui manuali, ce ne sono diversi disponibili in letteratura, sia fatti dalle società, dalle Big Four, che anche fatti da anche i libri di finanza aziendale. Su questo qua magari poi possiamo rappresentarvi una lista, riportarvi una lista di qualche manuale utile. Grazie mille, grazie mille.
chiedo a Sergei Vera di aprire la sua webcam. Passiamo all'ultimo intervento. Ok, Puoi grazie condividere lo mille schermo, Elisabetta, prego. grazie mille Elisabetta Ceccarelli e Valeria Andreani per l'organizzazione di questo giro di webinar e grazie anche ai collaboratori e ai colleghi di Cassa Depositi e Prestiti per le loro presentazioni. Sono molto contento di poter fare questa presentazione in questo momento nel quale iniziamo a collaborare con Cassa Depositi e Prestiti per il servizio L'Esperto IFEL risponde, che vi spiegherò adesso di che cosa si tratta, ecco. L'Esperto IFEL risponde, diciamo che ha iniziato in ottobre, novembre dell'anno scorso. E in questi mesi abbiamo lavorato, ci sono stati dei mesi di prova perché per noi questo servizio, ma all'inizio pensavamo che poteva essere un'opportunità così grossa che per tanti tecnici RUP comunali e quindi volevamo arrivarci preparati. Quindi era importante poter avere questi primi mesi di prova. E, che cosa consiste questo servizio? L'Esperto IFEL risponde. Sono consulenze online, one-to-one, con un esperto in tema di DNSH, negli interventi di PNRR, in temi di gare e procedure di appalto, oppure in aspetti tecnici, giuridici e finanziari per gli investimenti tramite partenariati pubblici e privati. Quindi qualsiasi persona adesso che ascoltando prima gli esperti di partenariato pubblico e degli investimenti tramite partenariato pubblici e privati, invitiamo che se hanno qualche domanda o vorrebbero sapere di più o hanno domande che riguardano i loro casi particolari, a iscriversi a questo servizio, a prenotare il servizio e così avranno mezz'ora per poter parlare con uno degli esperti di Cassa Depositi e Prestiti su questa tematica qui. Il servizio è gratuito e la prenotazione, la consulenza è di 30 minuti. Questo non vuole dire che, però, se ci sono dei tecnici comunali che avrebbero bisogno di più tempo, possono prenotare più di una consulenza. Ci sono tanti tecnici che per le altre tematiche lo hanno già fatto e quindi in questo modo hanno avuto un accompagnamento nelle loro procedure. E poi c'è anche la possibilità di poterci mandare i materiali che noi come responsabili della piattaforma giriamo agli esperti e ai tecnici, così in modo di arrivare preparati a questa consulenza e saperne di più del caso in particolare, ecco. Alcuni dei quesiti che ci sono arrivati. Per adesso, per esempio, per quanto riguarda il tema delle procedure gare di appalti, per esempio, quali sono i documenti da caricare in fase di rendicontazione delle spese? O se è stato corretta, cioè se si è operato con correttezza relativamente alle aggiudicazioni dirette, o per importi inferiori a una somma determinata, se è possibile richiedere il codice identificativo di gara. Questi sarebbero alcuni dei quesiti, però ne abbiamo davvero raccolti tantissimi. E per quanto riguarda il DNSH, quale sarebbe la scheda da compilare relativa a un caso in particolare? Quali sono dei modelli di riferimento per presentare una determinata documentazione? Anche quesiti che riguardano il report di analisi di adattabilità. Per adesso, come la settimana prossima sarà la prima che iniziamo a collaborare, a offrire questa consulenza anche con i collaboratori di Cassa Depositi e Prestiti sui
gli investimenti tramite partenariato pubblico e privato. Per adesso non abbiamo raccolto questi quesiti, però aspettiamo poterlo fare nei prossimi, cioè da oggi in poi, ecco. Per poter richiedere questa prenotazione, abbiamo questo link che vi riporta subito su la piattaforma Easy, che immagino in tanti partecipanti di questo webinar sicuramente conoscete già. Questa è una piattaforma che ha messo IFEL a disposizione degli enti comunali, che intende ha l'obiettivo di facilitare l'accesso agli investimenti in opere pubbliche e alla loro gestione da parte delle amministrazioni locali. Qui trovate sia documenti che informazioni, le ultime notizie che riguardano procedure di gare d'appalti, investimenti del PNRR, eccetera. Per andare al servizio al quale stavo facendo riferimento, all'esperto IFEL risponde, vedete qui l'omino qui in basso a destra, cliccando qui si apre la pagina dell'esperto IFEL risponde, e qui sotto c'è una piccola spiegazione in che cosa consiste il servizio. Scusami, non so se hai cliccato sul link. Hai cliccato sul link per aprire una pagina? Sì, ho cliccato È sull'omino perché che non si... si è aperta la pagina, è rimasta sulla slide, Ok. sull'ultima slide. Bisognerebbe copiare e incollare sul browser questo link e navigare direttamente Ok, sul se no, browser. magari aspettate. Perché adesso il browser aperto non lo vedete? Adesso lo vedete? Ok, Devi allora, togliere se questa no, condivisione e andare su. Sì, ecco, adesso. Adesso lo perfetto, vedete. grazie. Grazie mille. Quindi, come dicevo, questa è la piattaforma Easy, dove trovate le informazioni che riguardano PNRR e altre informazioni. La piattaforma ha lo scopo, come dicevo, di facilitare l'accesso agli investimenti in opere pubbliche e la gestione per parte delle amministrazioni locali. Qui sotto in basso, vedete l'omino in azzurro per accedere il servizio l'esperto IFEL risponde. Adesso vedete il cambio di pagina. Ok, Sì. grazie mille. Qui c'è una piccola spiegazione di in che cosa consiste l'esperto IFEL risponde, che è quella che vi ho fatto adesso, e poi trovate tre link per accedere a ognuno dei servizi, a ognuno dei temi. Per esempio, se andiamo su quello di NSH, qui si apre un'altra pagina. Mi confermate per favore che vedete questa altra pagina che si è aperta? Sì. Ok, perfetto. Questa è la pagina C'è Posto, che è la piattaforma che ha sviluppato i nostri fornitori di X1. No, E qui. scusami, no, scusami, è rimasto sul calendario. Ok, Perdonami. no, niente. Faccio una ricondivisione. No. Scusate. Perché dal link sulle slide non parte non si apre la pagina. Sì, arrivo. Ecco, adesso vedete la pagina. Vediamo, sì, la pagina di C'è Posto, IFEL con il calendario. Perfetto. Una volta voi cliccate su quei link, per esempio se si cliccate su quello del rispetto del DNSH, qui vi appare il calendario con le diverse prenotazioni, con gli slot per trovare i diversi esperti del servizio. Funzionano tutti uguali questi calendari. Se cliccate sul link delle gare di appalti o se cliccate anche sul link degli investimenti tramite partenariato pubblico-privato, si vi apre la stessa pagina dove vedete gli orari con gli slot. Una volta cliccate su uno degli slot, dovete inserire le vostre informazioni personali, l'ente di provenienza, e poi qui sotto potete scrivere direttamente il vostro quesito.
Avete inoltre un esempio di come scrivere il quesito per facilitare l'informazione agli esperti e quando avete finito di compilare i diversi campi, cliccate su prenota e vi arriverà direttamente una mail nella quale vi arriva la conferma della prenotazione. Noi, come responsabili della piattaforma, mandiamo agli esperti una mail nella quale gli diciamo che c'è stata una prenotazione per quello slot dove, nella quale possono vedere anche di che cosa tratta il quesito, e sono loro a dirci se, a valutare il quesito, a dirci nel caso se possono rispondere al quesito o seppure il quesito non è del loro campo, ecco. Questa sarebbe la procedura per poter richiedere le diverse consulenze. Io mi fermerei qui se ci sono delle domande con rispetto a... Grazie mille. Non ci sono domande rispetto alla questa presentazione. Nel frattempo mi rivolgo ai colleghi di Cassa Depositi e Prestiti, sono arrivate altre domande che senza problemi io provvederò appunto a inoltrarvi per produrre delle FAQ, se siete d'accordo. Sì, perfetto, rispondiamo, abbiamo visto, rispondiamo a valle. Grazie. Perfetto, allora passo la parola per la chiusura alla dottoressa Andreani, prego. Benissimo, è stato veramente molto interessante. Io ringrazio tutti i nostri esperti di Cassa Depositi per averci accompagnato in questo percorso, credo importante per chi lavora in queste tematiche, e all'interno della nostra intesa organizzeremo senz'altro, magari già a partire dal prossimo autunno, altri approfondimenti e altri appuntamenti. Ringrazio anche Sergei per questa spiegazione. Mi auguro che il servizio venga opportunamente sfruttato e utilizzato, e in qualche modo anche per elaborare dei quesiti che ci sembrano interessanti e poter restituire comunque delle risposte ai frequentatori comunque dei nostri corsi, nonché a chi popola il portale ISI. Ringrazio Elisabetta, a questo punto vi auguro un buon continuo di giornata, un buon lavoro, grazie ancora a tutti. Grazie ancora a Grazie, tutti. buona giornata a tutti. Grazie mille. Grazie.